Forni, Orobica, attenzione, entrano in questo momento, è una volata a tre per il traguardo di San Paolo d'Argon a centrostrada, la volata lunghissima, attenzione, la volata è Alessandro, Alessandro Covi, Team Giorgi. La volata intanto con Zanoni, a cui va la quarta posizione. Signori, l'applauso per il podio della quarta tappa della Tre Giorni Orobica, podio che vede al primo posto Alessandro Covi, al secondo Filippo Zana, al terzo Andrea Bagioli. L'applauso per il vincitore della Tre Giorni Orobica, l'applauso per Alessandro Monaco Convertini Junior Team, che ha coperto le quattro tappe in 9 ore, 8 minuti, 40 secondi e si aggiudica la Tre Giorni Orobica 2016. Gli obiettivi che avevo oggi, diciamo che li ho conquistati. Avevo in mente di vincere la tappa, a un certo punto si era messa male la gara perché continuava ad andare via fuga e non c'erano più squadre. Solo che nell'ultimo giro è andato tutto bene, tutto al meglio. E io, Bagioli e Zana e Monaco in salita abbiamo fatto la differenza, poi in discesa siamo andati giù a cannone e Monaco si è staccato e si è rimasti in tre davanti. C'era Bagioli che aveva l'obiettivo di conquistare la maglia dei giovani, io avevo l'obiettivo di conquistare quella a punti e quella al secondo posto in classifica, c'era Zana che sicuramente voleva puntare alla tappa, quindi abbiamo trovato tutti e tre grande accordo e poi ce la siamo giocati allo sprint qua sul traguardo. Un'altra vittoria di prestigio in questa tua bellissima stagione 2016, la dedica a chi va? Sicuramente la dedica va alla squadra che ci ha sopportato tutti questi giorni qua all'Orobica, ci ha aiutato con le tattiche così e vedremo in futuro di regalargli qualche altro successo. Alessandro Monaco, dopo l'impresa di ieri al Maniva, oggi la difesa di questa maglia, la vittoria della Tre Giorni Orobica, immagino una grande soddisfazione per te. Sì, è una soddisfazione, emozione sicuramente ancora da realizzare. Oggi ho cercato il massimo per difendere questa maglia, grazie anche ai miei compagni e a tutta la mia squadra che sono stati impeccabili. È andato tutto bene, grazie a Dio, e grande vittoria. La dedica per questo importante successo. Ma la dedica sicuramente a tutta la mia squadra, perché questi quattro giorni hanno fatto un lavoro davvero impeccabile, sia loro che dal meccanico al massaggiatore al mio DS. Una dedica alla mia squadra e ai miei genitori e un ricordo sempre doveroso alle vittime dell'incidente ferroviario avvenuto a pochi chilometri da casa mia. Le maglie ufficiali al termine della Tre Giorni Orobica 2016.